Chi era Margherita Aldo Brandeschi? La sua vicenda si intreccia in maniera indissolubile con Orvieto. Lei visse in questa casa, in questo palazzo che vediamo alle nostre spalle, che era un possedimento della famiglia Aldo Brandeschi nella città di Orvieto, dove tra l'altro fece uno dei suoi 5 matrimoni, nella chiesa di San Francesco. E diciamo, la dissoluzione, diciamo in sintesi, del suo contato, del suo feudo, è una delle cause determinanti che provocarono e favorirono l'espansione di Orvieto in quella grande terra, ricchissima peraltro, che era la Marina. In passato chi era una donna di potere? E oggi? Margherita Aldo Brandeschi è stata una donna di potere, cioè delle figure femminili che si sono trovate in qualche misura e in contesti diversi ad essere delle eredi di grandi patrimoni o di situazioni politiche che in maniera abbastanza casuale sono cadute sulle loro teste. Quindi una situazione completamente, diciamo, non confrontabile con quella di oggi, in cui l'emancipazione femminile ovviamente ha fatto grandi passi in avanti, per cui anche le donne possono raggiungere posizioni di potere nei vari settori. I libri e la cultura come possono essere volano di sviluppo per il territorio? È importante avere anche una componente di fantasia, di creatività e soprattutto pensare che le promozioni, gli interventi di promozione e valorizzazione che sono stati fatti nel passato non sono necessariamente l'unica strada. Cioè, ci sono settori nuovi, settori legati ai festival, alla produzione anche di audiovisivi, quindi si tratta solo di esercitare una certa fantasia legata anche a delle capacità, diciamo, imprenditoriali.